Buonasera bellezza, eccoci qua con un nuovo video. Oggi parliamo di decluttering di prodotti professionali. Infatti, in questo video vi farò vedere come ho declutterato io la cabina estetica. Farlo è molto importante, soprattutto se ci sono prodotti che stanno per scadere e vanno assolutamente buttati, oppure prodotti che non usate più e magari potete regalarli. Per chi ancora non mi conosce, io sono Enza, estetista specializzata e operatrice del benessere. In questo momento sto sperimentando una nuova programmazione di video, quindi da adesso in poi i miei video andranno online ogni martedì alle ore 20. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo cambio di programmazione, se a voi sta bene. Comunque, ho preso questa decisione in merito a delle votazioni favorevoli. Nel corso di questo decluttering che vedrete, ci sono dei prodotti che sono elencati qua sotto giù nella descrizione del video. Quindi, per chi volesse dare un'occhiata, trovate il prodotto e il link di riferimento con tutte le informazioni. Fatemi sapere anche se vi piace questo vecchio sfondo di qualche tempo fa o vi piace di più lo sfondo bianco se vi sembra più professionale. Questo è l'espositore degli smalti semipermanenti. Finalmente sono riuscita a sistemarli tutti qua e si è creato anche uno spazio vuoto libero. Questi invece sono prodotti che vanno assolutamente cestinati e sono due colori. Non fate caso alle mie unghie perché sto facendo pulizie, quindi era lo smalto classico che se n'è andato. Due colori, un olio per cuticole, così che non mi andava più perché secondo me non è più igienico con questo pennellino così, preferisco uno col contagocce. E poi un vecchio primer per semipermanenti, che è proprio vecchio, anche se è pieno, lo butto perché secondo me è già scaduto. In questo espositore, nel ripiano dei cataloghi, lascerò solo questi due ed andrò ad eliminare questo che è praticamente un doppione. E mi sono resa conto che insomma non mi serve. All'interno di questo catalogo incastrate c'erano anche queste due bustine che vengono utilizzate per mettere all'interno l'attrezzatura da sterilizzare. Nel dubbio che siano sporche, vanno anche queste eliminate. Poi abbiamo questa coperta che viene utilizzata per fare i massaggi, ma deve essere sterilizzata assolutamente in lavatrice e poi conservata con la speranza che non sia più necessaria, dato la nuova stagione, la primavera che dovrebbe essere ormai arrivata, invece c'è un tempo terribile. Piove, oggi non fa altro che piovere. Niente, ho tolto quell'odioso smalto rosso dalle unghie perché erano troppo brutte e non lo potevo vedere più. E a proposito di smalti, volevo farvi vedere che sto provando questi smalti di Wycon che avevo sottovalutato in passato, ma mi sto trovando veramente tanto tanto bene. Utilizzate? Come vi trovate con gli smalti Wycon? Qui c'è da fare un mega decluttering, non tanto su questo piano, ma su questo sotto. Vorrei utilizzare questa scatola per mettere all'interno alcune cose delle unghie. Ho già eliminato questo mattoncino vecchio che non serve più. E poi dentro c'era anche questa confezione di cilindri per la fresa con punte per la fresa. Questi ovviamente li lasciamo. E poi continuiamo qui. Questo lo lasciamo anche perché lo utilizzo quando metto i semipermanenti gel sulle tip per opacizzare la tip. Questo vecchio buffer di Model Ones si può buttare. Queste due lime sono nuove, ma sono lasciate così, quindi mi sa che le metterò a sterilizzare e poi le andrò a sigillare perché sono nuove, ma messe così sparse. Questa è una lima con questi stickers qui da questo lato e poi qua fa azione lucidante e azione opacizzante, ma non l'ho mai utilizzata, quindi anche questa la posso buttare. E questa vecchia lima si butta anche.
Poi questa è una confezione di filo interdentale perché a un corso mi è stato spiegato e fatto vedere che le unghie incarnite si possono anche sollevare con il filo interdentale, ma onestamente non, cioè non ho messo mai in atto questa tecnica perché non l'ho mai, diciamo, considerata al 100%, cioè non ci credo, ecco. Voi ne avete sentito parlare? Se sì, fatemi sapere in un commento perché io l'ho provata ma mi sono trovata malissimo. Quindi non mi serve a niente, purtroppo nemmeno per i denti perché è messo qui da tanto tempo, non so se ha una scadenza, nulla, questo si butta. Poi ho questo cerone bianco che in realtà questo mi serve quando faccio il biotatuaggio con l'henné, non so che ci fa qua. Con le lime, con le cose per le unghie, quindi questo va spostato. Questa è una polvere di henné, anche questa va spostata. Questa è una punta fresa di JC Master, non l'ho ancora provata, mai utilizzata. Mi sa che qualche volta dovrò provarla per rimuovere il gel, vedere come mi trovo. La scatola adesso è vuota e sto cercando di riordinarla, quindi ho messo in questo sacchettino tutte le lime, quelle rilavabili, sterilizzabili, le vado a sistemare qui, quindi questa scatolina all'interno di questa scatola la lascio perché mi è molto comoda. Ho pensato di aggiungerci anche queste nuove, queste qua in legno di passione unghie e poi queste due a banana 80-100 e un altro buffer sempre nuovo mai utilizzato, così ho tutto qua a portata di mano e mi viene anche meglio per capire quando devo riordinare tutto, quindi quando finiscono tutte le lime nuove. Da quest'altra parte della scatola invece ho aggiunto tutto il monouso delle raspe per la pedicure, delle sgorbie e i cilindretti della fresa. Allora, sto registrando in più giorni, è passato qualche giorno e nel frattempo ho fatto anche le mani. E niente, volevo farvi vedere come ho sistemato, quindi qua sopra è rimasto sempre così. Sotto sempre allo stesso modo, però qua abbiamo fatto un cambio, abbiamo aggiunto le lime, tutte le cose che vi ho fatto vedere. In queste scatole prossimamente farò del decluttering, vediamo, sistemerò le cose che ci sono all'interno perché ci sono tutti i gel colorati, strass, brillantini, adesivi, glitter e robe varie. Sempre per quanto riguarda le unghie, probabilmente li metterò da un'altra parte, non so. E poi invece nel ripiano qua sotto ho messo la vaschetta per il pediluvio, il poggiamani, i sacchetti, questi sacchetti per coprire la vaschetta per il pediluvio, sono i sacchetti igienici e la lampada futura. Questi fiorellini che tenevamo sulle mensole per decorare, insomma, metterli vicino ai prodotti in esposizione. Abbiamo deciso di buttarli perché creano solamente polvere, si perde molto tempo per pulirli e quindi niente, abbiamo bisogno di cose molto pratiche e veloci. Questi anche andranno nella spazzatura. Da un lato un po' mi dispiace perché insomma abbellivano tanto, sono carini, però si deve pensare anche ad essere pratici e funzionali. Continuando il decluttering, ci sono queste altre cosine che lascio andare. Avevo questi flaconi di pre-peeling e soluzione tampone. Lascio andare delle accessori e colori per nail art. Sono queste tre ruote di decorazioni strass che non uso. E queste tempere, le tempere le utilizzavo per fare delle nail art perché non mi sentivo ancora sicura utilizzando gel semipermanenti, ma adesso che ho preso dimestichezza, mi sono allenata, questi non servono più. E poi ho questo rotolino di nail foil usato qualche volta, non mi sono mai trovata bene, quindi via. Passiamo ora a questo primo cassetto di un carrellino.
Questi sono mini buffer nuovi presi da poco su Passione Unghie, questi ovviamente rimangono. Rimane anche tutto il contenuto di questa scatolina perché l'avevo già, insomma, selezionato tutte le cose, ho rovinato tutte le cose qua. Devo fare un mega decluttering di tutti questi smalti perché la maggior parte so che vanno buttati. Molte volte gli smalti non si aprono e sono costretta ad aprirli con una pinza. Quindi io li controllo uno per uno e cerco di capire, vedere la loro consistenza, se possono andare ancora bene. Questo, per esempio, va bene, è abbastanza liquido. E continuo via via con tutti gli altri. Questo ad esempio è un po' così, non lo so, non mi convince tanto. Ho risistemato e rinumerato tutti gli smalti classici. Eccoli qua, tutti quanti. E tutti questi qua sopra invece sono quelli che butterò. Questo è il risultato in questo primo cassetto dopo il decluttering. Abbiamo dimezzato tantissimo gli smalti, abbiamo tenuto solo quelli là validi. Qui ci sono i mattoncini di Passione Unghie e qui abbiamo tutto quello che vi ho fatto vedere prima, tutta l'attrezzatura di scorta. Quindi questo primo cassetto. Questo è il secondo cassetto, la situazione qui è critica, ma ci riusciremo. Ho uscito i primi due contenitori dal cassetto, questo non lo apro perché qua dentro c'è tutta attrezzatura sterile, coppetta, spatolina, garze e vari accessori, mentre questo barattolino è vuoto, non so se lo potrò utilizzare per qualcosa, ovviamente lo lavo e lo metto da parte. Ci sono poi queste scatole che utilizzo per organizzare i cassetti del carrellino e all'interno c'erano questi campioncini. Questi li butterò sicuramente perché è da tanto tempo che sono qua, quindi saranno sicuramente andati a male. Sì, assolutamente anche questi sono andati a male, appena controllati, quindi butto tutto. Poi questi sono dei kit monouso che devo vedere se sono ancora validi oppure no. Quelli che non sono validi, via, andranno buttati. Questo contenitore di plastica che conteneva dei vecchi CD-ROM non mi serve, l'ho trovato vuoto, non penso di utilizzarlo come contenitore per mettere cose, preferisco utilizzare le scatoline. Questa è l'argilla che è ancora valida, che serve e quindi si mette da parte. E poi questo è un sacchettino vuoto che può sempre servire, lo mettiamo da parte. In questo contenitore invece c'erano tutte queste spugnette che sono nuove, sì, però le ho odorate, si sono prese di cattivo odore e quindi non mi piace assolutamente, le butterò tutte, anche il contenitore. Ed ecco quindi come ho sistemato questo secondo cassettino. Quindi ho messo kit monouso, argilla, altro monouso, varie sciatoline e il contenitore con tutte le cose sterilizzate. Molto più ordinato. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un pollice in su per sostegno e soprattutto iscrivetevi al canale se non volete perdere tutti gli altri prossimi video che arriveranno ogni martedì alle ore 20. In attesa di ricevere i vostri commenti in caso di domande o per esprimere la vostra opinione, vi ringrazio per essere stati qui con me oggi.